Se tu mi dici medici, io ti dico... Rinascimento. Arte. Forza. Denaro. Banche. Potere. 1400 fiorentino. Politica. Firenze. Amore, passione. Bellezza. Belle donne. Sesso. Ho fatto una piccola ricerca. Se tu mi dici medici, io ti dico Cosimo de' Medici, ti dico Giovanni de' Medici, ti dico Lorenzo. Loro sono i miei personaggi, i miei amici, i miei fratelli e le mie sorelle coinvolti in questo progetto. Stiamo girando i Medici, i signori di Firenze. Raccontiamo la storia di quella che viene considerata la vera e propria star dell'impero dei Medici. Erano anni che cercavamo di raccontare il Rinascimento, di raccontare questo miracolo che è successo in Italia e a Firenze più precisamente. La sfida è stata per me come narrare questa storia, cercando di attirare l'interesse di quelle persone che altrimenti non sono interessate ai Medici. La nostra risposta è stata quella di creare una domanda che suscitasse una curiosità storica. Perché non si sa come è morto Giovanni de' Medici, fondatore della Banca dei Medici. Cosa sarebbe successo se Giovanni de' Medici fosse stato assassinato? Ed è così che inizia la storia. Chi ha ucciso Giovanni de' Medici? I sceneggiatori hanno pensato di inserire questa crime story. E il mio personaggio prende parte alla storia perché in qualche modo segue le indagini. Quindi, se vogliamo, sono una sorta di detective medievale. Partiamo dal personaggio di Giovanni de' Medici, interpretato da Dustin Hoffman, che si rende conto che i suoi sogni non possono essere realizzati da una sola generazione. I suoi figli sono costretti a piegarsi totalmente alla volontà del padre. Giovanni decide chi il figlio Cosimo debba sposare e cosa debba fare della sua vita. Un uomo deve vivere la sua vita. Un uomo stolto vive per se stesso. Un uomo saggio vive per uno scopo. E il tuo scopo è servire questa famiglia. Cosimo non vuole gestire l'impresa di famiglia. Non voglio fare il banchiere, tu lo sai. Non abbiamo scelta. Però è costretto a farlo. La nostra storia inizia nel presente, ma poi torniamo subito indietro di 20 anni. Dunque, quando abbiamo 20 anni di meno, il nostro aspetto è molto diverso. Poiché le due storie sono parallele, quando interpreti il ruolo da giovane, questo influenza il ruolo da adulto. C'è un grande salto di tempo fra i due personaggi, perché in effetti per me sono due personaggi molto distinti. Uno da giovane e l'altro da adulto. È un contrasto molto interessante. Essendo un giovane ragazzo di una famiglia benestante, Cosimo sogna di diventare un artista. Cosimo è costretto a rinunciare al suo sogno per soddisfare le ambizioni di suo padre e anche all'amore della sua vita. Io interpreto la, diciamo, musa degli artisti romani. Lavoro nello studio di Donatello. Cosimo, questa famiglia ha bisogno che il tuo sia un matrimonio riuscito. All'epoca i matrimoni erano quasi sempre combinati. Non erano basati sull'amore in senso romantico, ma sull'impegno, sulla longevità. Mi sono documentata sui Medici e sono rimasta molto sorpresa del fatto che si parli pochissimo delle donne. Infatti Lucrezia, mia nuora nel film, viene menzionata molto più spesso di me. Lucrezia è prima di tutto la madre di Lorenzo il Magnifico. Cosimo de' Medici è il nonno del più famoso dei Medici. Lorenzo il Magnifico. Lorenzo the Great. Qui si parla di ascesa al potere, si parla di conflitti familiari, si parla di debolezze umane. Conflitti tra la famiglia degli Albizzi e dei Pazzi e quella dei Medici. Lo scontro tra una mentalità antiquata e una più moderna, quella dei nuovi ricchi, rappresentata dai Medici. Non ci si può affidare tanto di nessuno. E questo, insomma, è il filo conduttore della storia. Il racconto ci porta in un mondo che in realtà è molto moderno, molto vicino a noi. Non narriamo quindi la storia, ma gli esseri umani che vivevano in quel periodo storico. E Cosimo è un ragazzo con tutti i problemi dell'epoca. Io sono nato a Londra, ma i miei genitori sono italiani. Guarda, è un sogno e sono molto felice di stare qua. Molti auguri a tutti i telespettatori. Ciao, Fanao. Grazie, ciao. Arrivederci. Arrivederci. Che bello, sì? Come stai? Bene, e tu? Basta. Come si dice, I hope you enjoy the Medici. Spero che amerete i Medici. Ciao.